Allora, veramente devo dire che oggi abbiamo fatto qualcosa di superlativo. E siamo qui a casa di Giorgio Vitali perché, piovendo fuori, avendo, diciamo, poca disponibilità di location tranquille, ci ritroviamo appunto a dover fare le interviste e i video che realizziamo continuamente anche e soprattutto a casa nostra. Ma la cosa importante da dire è che questa denuncia è veramente qualcosa di sconvolgente, perché Beh, dimostra la... sconvolgente è quello che hanno fatto loro. Certo, sconvolgente perché dimostra veramente la malizia, la protervia, l'usurpatività, la volontà Di diciamo, di sopraffazione. violazione, di violazione delle leggi e sopraffazione degli interessi pubblici e degli interessi dei cittadini come singoli ed individui e partecipanti alla vita sociale. E quindi è una diciamo, concretizzazione compressa di tutte le malefatte di queste infamie nel corso di molti anni. Allora andiamo per gradi. A partire, come abbiamo detto tante volte, dagli anni 70, 80, diciamo come prime manifestazioni di questa intenzionalità delinquenziale in danno dei cittadini, si sono sviluppate tutta una serie di vie preferenziali, diciamo così, di adescamento e diciamo, cattura dei diritti essenziali e fondamentali del cittadino Di cui attraverso l'acqua è il più varie importante in assoluto. forme. Allora, che cosa è successo? Nel 1900, fra gli anni 1970-1980 e poi i primi anni 90, sono state prodotte una serie di leggi che apparentemente sembravano favorire alcuni aspetti, diciamo, essenziali dell'acqua. E quindi, in particolare, c'è la legge 36, 1994, che prevedeva la privatizzazione, la pubblicizzazione di ogni qualunque tipo corso d'acqua o fonte d'acqua, il che era in sé, diciamo, concettualmente una buona idea, ma all'epoca io trovai che era carente sotto molti aspetti, però la trovavo carente perché poi non sapevo dove avrebbe portato poi tutta la serie successiva di leggi che sono state emanate successivamente. Nel frattempo, poi, però, andando avanti questa, diciamo, degradazione morale legislativa, ci siamo tutti resi conto che c'era uno sviluppo intenzionale di un'aggressività condotta verso il cittadino, a che poi i partiti della sinistra, in particolare il PD, il SEL e anche i Verdi, gli ambientalisti in generale, hanno diciamo, portato avanti un progetto ben congegnato di proposta di legge elettorale attraverso però anche un diciamo, preventivo, una preventiva consultazione referendaria. E il 12 e il 13 giugno del 2011 sono state condotte queste elezioni a proposito del referendum, per cui finalmente si è arrivati a un esito positivo dopo tanti anni di altri referendum andati bucati, diciamo così, ecco, per capire bene. E finalmente si è arrivati a questo referendum che ha condotto ad avere il 95% per il primo referendum e addirittura quasi il 96% dei votanti a favore dell'annullamento di alcuni articoli delle leggi che erano state approvate fra il 94 e il 2011. E quindi 26 milioni di cittadini si erano espressi, cioè la maggioranza assoluta dei votanti e addirittura. Dei votanti, Ma ricordiamocelo no, dei bene, votanti qualcuno che ha potrebbe. partecipato, dei votanti, dei cittadini, di tutti i votanti Che hanno il diritto italiani. di votare, Quindi, eccetera, non no? solo della diciamo, situazione particolare, ma di Sì. tutti i cittadini elettori. Certo. Mai avuta una percentuale Esattamente, bulgara come questa. esattamente. E quindi era chiaramente espresso il volere e l'intenzione dei cittadini. Ma leggo a questo proposito
solo il secondo, perché il primo è troppo complicato e lungo, ma per dire esattamente, mentre al contrario di altri referendum che si sono svolti in passato, che erano molto vaghi e quindi interpretabili, proprio sulla scorta di questa interpretabilità che era stata detta agli altri referendum, chi ha proposto, diciamo, gli enti promotori del referendum hanno espressamente citato a livello giuridico legale cosa avrebbe dovuto fare questo voto, l'esito di questo voto. E quindi leggiamo il testo del secondo quesito. Volete voi che sia abrogato il comma 1 dell'articolo 154, fra parentesi, tariffa del servizio idrico integrato, chiusa parentesi, del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, recante norme, fra virgolette, norme in materia ambientale, virgola, limitatamente alla seguente parte, due punti, virgolette, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Cioè, detta in soldoni, in parole povere, questo andava, si chiede l'abrogazione di una piccola espressione contenuta appunto nell'articolo 150, che è l'adeguatezza appunto della remunerazione del capitale investito, essa è inserita, come detto, nel comma 1, che si occupa del modo in cui la tariffa deve essere calcolata, e cioè la tariffa deve tener conto, diceva la legge, secondo la norma, tra l'altro, della qualità delle risorse idriche e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e appunto della remunerazione del capitale investito. Tale espressione è stata chiaramente inserita per suscitare l'interesse degli imprenditori privati ad assumere la gestione del servizio, attribuendo loro una remunerazione ulteriore rispetto alla copertura dei costi. Quindi la legge andava intesa alla eliminazione del surplus, del plus valore da avere attraverso questa vicenda operativa. E quindi, a seguito del successo del referendum, l'importo della tariffa non poteva più tenere conto della remunerazione, ma solo della copertura dei costi, quindi nessun vantaggio economico. Allora, questo referendum andava poi, in base all'articolo 75 della Costituzione, entro 60 giorni, promulgato dal Presidente della Repubblica, che è l'autorità massima in questi casi, a cui incombe di adempiere appunto a questa bisogna, e quindi il Presidente della Repubblica, attraverso un proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto o della parte dell'atto che va sostituita o modificata. Questo, oggi sono passati 4 anni, perché siamo nel 2015, a giugno sono 4 anni, questo fatto qui, che doveva essere fatto entro 60 giorni, non è mai stato fatto. Questa la dice lunga sulla volontà dignità, di questo sistema, sulla dignità dei nostri presidenti, sì, della Repubblica, esattamente. Tanto per dire una, no? E viceversa, neppure nessun parlamentare delle varie maggioranze o minoranze che si sono alternate nei vari governi e nelle varie istituzioni, mai si è neppure immaginato di ricorrere alla Corte Costituzionale per far rispettare gli esiti del referendum rappresentante la sovranità sovrana, volontà popolare, e quanto affermato dall'Avvocatura dello Stato a favore dell'attuale governo, che la normativa europea preveda la privatizzazione della gestione dell'acqua e quindi il referendum sia invalidato da norme di ordine superiore, è una pura, insostenibile e spudorata menzogna. Perché, come tutti sanno, invece il testo della determinazione europea è molto diverso. Poi esamineremo magari in un'altra occasione anche quel dettaglio. Intanto, ma qui basta dirlo. Intanto mi credete farlo capire sulla parola. È così, e io ci metto il nome e la faccia, sempre. Allora, come d'altra parte è uno sfoderato tentativo di depistaggio e di mistificazione il seguente ricorso di legittimità costituzionale che definire oltraggioso, usurpativo e di violenza inaudita del tutto minimalista. Non lo leggo perché è di una infamità assoluta, ma sul testo che inseriremo sulla Alba Mediterranea trovate il testo completo della denuncia, fra cui anche il testo di questo ricorso infame, che è del 11 giugno del 2014, che è stato diffuso. È stato richiesto a questa signora patrocinatrice
dell'avvocato dello, appunto, dell'avvocatura dello Stato, che si chiama Gerardis, esattamente si chiama, così l'abbiamo denunciata anche lei, si chiama esattamente Cristina Gerardis, che gli faremo fare sicuramente i lavori forzati quando andremo noi al potere. Sì, subito. Perché non merita di più. A spalare l'acqua con le mani. No, a spalare la merda con le mani. Beh, vabbè, è mescolata all'acqua. E quello è il suo mestiere. E spero che mi denunci, così andiamo in processo, sì, e vediamo sta porcata, sì, qua, sì, di che portata è. No, ma la cosa incresciosa è che questa legge qua prevedeva l'annullamento di una legge promulgata dalla Regione Lazio il 4 aprile del 2014, e a cui appunto ha fatto seguito questa sentenza del 6 giugno del 2014, perché il signore dell'acqua si è spaventato, perché la Regione Lazio ha fatto una legge abbastanza buona, che dice, fra le tante altre cose, che tutte le acque superficiali sotterranee sono pubbliche e non mercificabili, ed è utilizzata secondo criteri di solidarietà, e quindi deve essere sempre garantito a disposizione di ogni cittadino, sentite le comunità di riferimento e i comuni interessati. E poi ancora, il servizio idrico integrato deve considerarsi servizio di interesse generale, e il servizio idrico integrato deve essere svolto nel rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale vigente. E inoltre la medesima gestione deve essere svolta senza finalità lucrative, ha come obiettivo il pareggio di bilancio, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari. E poi la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori, la sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà, la gestione del servizio idrico integrale tramite soggetti di diritto pubblico e comunità locali dei paesi di erogazione, dei paesi di destinazione, con esclusione di qualsiasi approfitto e interesse privatistico. Oh, più di questo che deve dire Nalizia. Infatti. E allora è subentrato appunto quell'infame di Matteo Renzi e la sua combriccola, che ha fatto su commissione redigere quest'atto di ricorso costituzionale, che è una porcata di una dimensione inarrivabile, sottoscritta da questa signora Cristina, come si chiama? Cristina Gerardis, in modo che lo sappiate bene anche voi, sì, che non lo so in vita sua che cosa avrà mai fatto. Avrà fatto la puttana. Ma sicuramente peggio. No, ma no, perché per fare la puttana ci vuole anche l'arte, bisogna avere anche una certa bellezza. Sicuramente un sex appeal, no, non lo so, io me lo auguro per lei che abbia qualche chance di qualche altro, diciamo, titolo di professionalità, perché come avvocata dello Stato vedo una misera carriera. No, anzi, più è stronza, più fa carriera. Vabbè, come avvocato. Vedremo, saremo a vedere. Allora, a tutto questo, poi ha fatto seguito, ha preso questa sentenza dell'Avvocatura dello Stato, ha fatto seguito questa ignominia in cui, viceversa, la Regione Lazio, contrariamente alla sua legge, certo, che è emanata dal Parlamento del Lazio, certo, qui invece è la Giunta del Lazio asservita all'interesse di loro signori. Hai capito? Mentre là il Parlamento del Lazio, che ha emanato quella buona legge, bisogna essere onesti, pure se non ricomprende tutto il mandato, sì, della sovranità popolare che gli è stato dato, e diciamo non è completo, però guarda, comunque questo, è una buona, sì, legge. È una buona, no? Legge. L'abbiamo letto prima. Viceversa, la Giunta del Lazio, che invece è in mano a questi infami dell'acqua, del padrone dell'acqua, che cosa dice? Sentite qua che dice, d'accordo con la CEA ovviamente, che immagini, è società, un'associazione per delinquere privata, la parte residua del 3,90% dell'azionariato che è ancora in mano al Comune di Roma, nei prossimi mesi sarà privatizzato, quindi è totalmente privata. Esattamente, no? Ed è un'associazione per delinquere, come ben sappiamo, in mano a varie emanazioni della Morgan Stanley, signori, no? Della Morgan, lo sappiamo già. Esattamente. Allora, la signora Giunta regionale del Lazio che cosa fa? Attraverso i suoi ingegneri, che poi abbiamo denunciato altrettanto, adesso li sputaniamo per bene, sulla
scorta di quelle leggi che sarebbero state dovute, avrebbero dovuto essere cambiate in base al dato referendario, e il Presidente della Repubblica non ha promulgato, perché anche lui con l'uso. Tutti gli affari, altro che Roma Capitale, certo. Che parliamo dei bruscolini, qua parliamo di miliardi di euro, capito? Fra la produzione di acqua potabile e la, trattamento dei liquami reflui, no? Allora, in questa storia, che cosa ci arriva? Ci arriva questo infame di Giunta del Lazio che scrive ai sindaci dei comuni interessati, perché poi lì c'è una storia, allora va detto, qui nella denuncia non l'ho scritto, avrei dovuto certo. fare un pamphlet che era un'enciclopedia britannica, non avevo il tempo, la voglia, e anche perché i giudici è anche giusto che se ne vadano un po' a cercare queste cose. Praticamente a partire dal 2002, dall'aprile del 2002, i comuni del Lazio, 112 comuni del Lazio, hanno fatto, stipulato con Acea, sulla stregua delle leggi che ancora dal 94 erano state emanate fino al 2002, che portavano al discorso il privato è meglio ed è bello, no? E i comuni, anche loro condizionati dalla campagna mediatica messa in atto da questi infami che quando vogliono mettono in moto degli eserciti di comunicazione, che cosa hanno fatto? Hanno pensato che accentrare in un'unica gestione regionale il sistema idrico integrato avrebbe portato ad un abbattimento delle tariffe e a una ottimizzazione una minore dispersione di acqua, insomma tutta una serie di elementi positivi che in sé all'epoca uno poteva pure in qualche modo anche paventare, no? Magari anche con qualche dubbio, però no? Comunque avere una immagine positiva. Ma guarda che la normativa europea di base, no? Che emanata a suo tempo, parecchio tempo fa, aveva degli elementi di logicità che non erano assolutamente compresi nel concetto di privatizzazione. Assolutamente. Era completamente fuori. La legge prevedeva una serie di variabili, esatto, che non sono state proprio dalla privatizzazione. Dalle leggi importanti sull'acqua è stata esclusa una bella parte che invece era compresa nella normativa europea, certo, e che permetteva per esempio la sindacabilità il caso per caso della gestione o in parte privata o solo pubblica, no? Tra l'altro leggi che prevedevano intanto la eliminazione fognaria delle solo le acque putride, certo, e non mescolate, certo, che continuo, certo, a fare anche adesso, certo, l'utilizzazione minimale dei depuratori, che invece sono un affare incredibile, soprattutto nel Lazio, poi i depuratori non vengono mai messi a nuovo e non vengono mai per cui quando ero consigliere circoscrizionale andai a fare un giro per tutti i depuratori e si vedeva perfettamente, era tutto arrugginito e tutto, perché quelli che dovevano avere la funzione di gestione non ci andavano mai, pur prendendo i soldi, certo. L'altro aspetto importante che va detto, perché i cittadini lo devono sapere, l'obbligatorietà di far scorrere le acque piovane nei fossi, perché sennò se secca tutta l'erba e tutti gli animali che vivono e prosperano nei fossi, che poi sono alla base della vita, certo, capito? Anche questo, insetti, quello che ti pare. Vabbè, allora andiamo avanti. Insomma, che è successo? Nel 2002 112 comuni hanno ratificato questa convenzione con Acea, i cosiddetti ATO 1, ATO 2, ATO 3, eccetera. Sono stati rimasti fuori da questa convenzione una quarantina di paesi, che sono poi quelli che sono oggetto di questa cosa che adesso dico. Esattamente. Che sono quelli che hanno avuto le antenne un po' più dritte e quelli dritte e quelli un po' più attenti alle problematiche ambientali. Certamente. No, quelli che erano già
allora nel 2002 già a buon punto nella realizzazione di queste opere di cui tu parlavi un attimo fa, e quindi della buona conduzione anche sotto questo aspetto qua della gestione comunale, degli apparati e dei servizi e delle aziende comunali o parzialmente pubbliche e parzialmente comunali. Allora, che cosa succede? Abbiamo detto, quindi c'è un padrone dell'acqua, Morgan Stanley, che gestisce l'accaparramento di tutte le acque mondiali. Loro, queste persone qui, che derivano da una religione nata da popolazioni desertica, nomadi del deserto, certo. Sanno quant'è importante, quant'è preziosa l'acqua per ricattare tutti i popoli, certo. Ecco la loro propensione, certo. Allora, per mettere le unghie sull'acqua. Morgan, capito? Che cosa fa? Fa pressioni su tutti i governi mondiali, in particolare attraverso la BCE e la Comunità Europea sull'acqua europea, che è uno dei posti dove c'è tanta ricchezza d'acqua in Europa, a parte alcuni posti da noi in particolare, tipo Andalusia o cose del genere. Allora mette le mani, diciamo preme per mettere le mani sull'acqua, sulla Commissione Europea, sulla Comunità Europea e poi ovviamente attraverso le emanazioni di leggi di ordine europeo. Lo Stato mette pressione sullo Stato italiano per emanare tutta una serie di leggi incostituzionali, come abbiamo visto, ma soprattutto anche contro il parere espresso da parte del referendum dei cittadini elettori. Non contento di questo, allora che cosa succede? Che la Regione Lazio, sulla scorta del dettato del referendum, applica una buona legge l'aprile del 2014. A giugno del 2014 il governo Renzi cerca di mantenere i buoi dentro al recinto, andando a fare questa operazione di ricorso costituzionale, che di costituzionale non c'ha un cazzo, per bloccare in qualche modo l'esito del referendario. Quell'esito del referendario attraverso la legge regionale del Lazio. Allora, nel frattempo, alcuni comuni. Ma ripetiamo, perché il governo può fare questo? Con la connivenza della Presidenza della Repubblica, il quale, pur sapendo che c'è stato il referendum, non ha emanato le leggi adeguate per sostenere la volontà popolare. Certo, l'articolo 75 della legge prevede, della Costituzione prevede, che entro 60 giorni il Presidente della Repubblica deve promulgare il testo di una modifica di legge o l'abrogazione della legge o la introduzione di una nuova legge in sostituzione di quella, e quindi deve legiferare poi il Parlamento entro un termine congruo, vale, di 120 giorni successivamente. Questo invece non è stato fatto del tutto, completamente disatteso, certo. Ignorato. Ignorata la volontà popolare. Il Presidente della Repubblica era preso tutto nella seconda, l'interesse degli usurai, certo. Nel nominare personaggi squallidissimi come Letta, come Monti e come quest'altro stronzo, no? A capi del governo. Ma non a caso, insomma, certamente. È loro, tutto collegato. Loro mai avrebbero immaginato nella loro più folle fantasia di diventare capo del governo, conoscendo le loro intime capacità. È chiaro che uno che diventa capo del governo come Renzi, gli chiedi di dargli il culo e ti dà il culo. Poi lo dà anche per un piacere suo, ma questa è un'altra cosa. Allora, tornando invece a noi e cercando di completare tutta, diciamo, la serie di cascate, no? Di usurpazioni a cascata una sull'altra. Allora, che cosa succede? Che ci sono questi 112 comuni che abbiamo detto nel 2002 sottoscrivono questa convenzione e lasciamoli per il momento da parte, ma ci sono quegli altri 40 un po' più attenti, con le orecchie dritte eccetera, che invece potrebbero essere, diciamo, convinti dall'emanazione della legge della Regione Lazio a portare avanti il progetto della Regione Lazio con quella legge del 4 aprile del 2014. Interviene Renzi, ma soprattutto interviene anche immediatamente dopo, adesso, diciamo il 13 marzo, viene emanata dalla Giunta della Regione Lazio e dall'Ato 2, Ato 1 e Ato 3, sì. Cioè praticamente ACEA, diciamo nome e cognome, ACEA Electra, cioè ACEA Electrabel, che fra l'altro nel nome pure non si chiama più ACEA come una volta, ma ACEA Electrabel, che sta per Elettra Belgio,
Belgio, cioè è controllata da una società con sede in Belgio, dove hanno sede moltissimi associazioni e società economico-finanziarie chissà gestite perché direttamente da loro signori. Chissà perché anche la Fiat è andata in Olanda, sì, e in Belgio, è come naturale. Mai? È sempre lo stesso identico motivo per cui c'è anche questa società che entra in Belgio. Allora, praticamente, qui andiamo a leggere che cazzo scrivono questi infamoni. Allora, a tutti mi pare che sono 36 comuni, oggetto, attuazione, servizio idrico, perché guardate la distonia logica che c'è dentro, è un WhatsApp, è una merda, questa lettera qui è una merda, perché dire qualcosa di più sensato non risponderebbe alla definizione di quello che vale questo pezzo di carta. Allora, oggetto, attuazione, servizio idrico integrato, atto a lato 1 Viterbo, ma a lato 2 Roma o lato 3 le altre province non cambierebbe niente, il testo è questo. Avvio procedure sostitutive ex articolo 153,1 e 172,4 decreto legislativo numero 152/2006, che è stato abrogato. Cioè queste cose devono essere abrogate, perché è vero che questi due articoli non sono stati abrogati, ma è stato abrogato l'articolo più importante, che è il 23 bis. L'abbiamo visto prima, eccolo qua, anzi lo rileggo perché allora qui fa riferimento all'articolo 1153, no? E qui invece fa riferimento all'articolo 1154 del 152, che è esattamente quello che stabilisce che qua non ci devono essere tariffe di vantaggio per nessuno. No? Poi l'altro articolo di legge che è cambiato è il 23 bis, che dicevo io prima, della legge 25 giugno 2008 e poi anche del 133 2008 e poi ancora del 99 del 2009 e poi della 166 2009 e della 325 2010, no, che tutte quante non fanno, non è riferita alla 152, ma dicono cose analoghe alla 152, quindi se le cambia per quella, la devi cambiare pure per la 152, perché l'intenzionalità, certamente, è quello che conta, l'intenzione, certo, è di cambiare e non di lasciare annullare quelle altre sei leggi e questa lasciarla in vigore. Certamente. E allora, insomma, che succede? Che questi emettono questo documento infame, che adesso lo finiamo di leggere, e allora che dice? Eccolo qua, dice, ricominciamo, attuazione dell'esercizio idrico integrato ad 1 Viterbo, avvio procedure sostitutive ex articolo 153,1 e 172,4 del decreto legislativo 152/2006 e similari, quindi fa riferimento anche alle, certo, altre leggi che ho citato prima, considerato che da informazioni assunte presso la segreteria tecnico-operativa della conferenza dei sindaci ad 1 Viterbo, codesta amministrazione comunale non ha provveduto ai sensi dell'articolo 153,1 del decreto legislativo 152/2006 similari all'affidamento in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato delle infrastrutture idriche di proprietà comunale, perché rimangono sempre di proprietà comunale, però le usano loro, te le danno fra 20-30 anni quando le devi buttare via, le devi fare tutto. Intanto loro per 20-30 anni non hanno fatto manutenzione, non hanno fatto niente, è tutto e incamerano tutti i soldi che vogliono. È tutto utile, ma allora, delle infrastrutture idriche di proprietà comunale, con la presente si invita e diffida codesto comune a provvedere entro non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, in mancanza di tale adempimento lo scrivente amministrazione avvierà la procedura per l'applicazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 172,4 del decreto legislativo 152/2006, che dovrebbe essere stato abrogato e invece continua a essere lì, e similari, senza ulteriori comunicazioni, si rammenta la violazione della previsione di cui ha citato il articolo 153,1 comporta responsabilità erariale, quindi gli fanno pure pagare i danni. Cioè siamo arrivati al paradosso più assoluto, sì. Allora qui c'è un dirigente che si chiama Luciana De Sisto, l'ingegner Bruno Placidi e l'ingegner Luca Mara, tre infamoni, e poi qui c'è il testo del Regione Lazio che abbiamo già letto,
E però sulla scorta di quello che abbiamo detto noi c'è finalmente una risposta. Ci sono dei sindaci fra quei 36-40 che dicevamo prima, e sono esattamente 29, che hanno preso il coraggio a quattro mani e hanno cercato di obiettare alla difida. Hanno fatto una controdifida. Sì, però quello che va detto, e abbiamo denunciato anche loro, è che questa controdifida in realtà riconosce l'operato loro, mentre quello che hanno fatto loro deve essere disconosciuto assolutamente, perché sì, è in violazione di legge quello che hanno fatto, perché la legge prevedeva che entro 60 giorni quelle leggi citate, certamente, qua, tutte quante, andavano modificate, certamente, secondo il senso, certo, del volontà popolare, certo, messa nei referendum che sono stati vinti, certamente, al 94-95%. Questa è la soluzione, non andare a riesumare quelle leggi che sono decadute dal momento del... Esattamente. E questo è il concetto, quelle leggi sono decadute, inattivabili, certo, senza nessun supporto logico. Certo. Legale. Certo. E quindi i comuni però che cosa hanno fatto? Hanno fatto finta di fare resistenza. E che cosa dicono? In riscontro alla nota 141.497 del 13 marzo 2005, eccetera, 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 che abbiamo letto prima, in cui si controduce appunto atto di controdiffida. E questo è il comune di Civitavecchia che fa la controdiffida, però fa finta di fare controdiffida perché cita come valide le leggi che abbiamo detto prima. D'altronde non potrebbe fare diversamente, siamo seri. No, nel momento in cui avrebbe potuto impugnare la legge, avrebbe dovuto fare tutta e fare il ricorso di avrebbe dovuto impugnare tutto l'altro e impugnare anche la mancanza dell'attuazione del referendum, certo, accusando la presidenza della Repubblica. Certo, ma siccome lì è tosa, e questo lo facciamo solo noi da anni, un sindaco è difficile che ci abbia il coraggio di fare cose. No, ma sono i suoi avvocati che... sono i suoi avvocati, vabbè, che allora, consigliano. Che cosa dice il sindaco di Civitavecchia? Ah, fra l'altro, il sindaco di Civitavecchia insieme agli altri 29 sindaci hanno controdedotto questa controdiffida. Allora, che dice? In riscontro alla nota di diffida in oggetto si rappresenta quanto segue. La diffida è destituita di fondamento in ragione dell'errata applicazione dell'articolo 153. Non dice che l'articolo 153 della legge 152 è superato dall'esito referendario. Sì, ma è parzialmente questa diffida, contro diffida non può che essere fatta, come ho detto prima io, sulla base delle leggi vigenti, certo, lo devono fare sulla base delle, certo, leggi vigenti. Certo, però contemporaneamente, contemporaneamente potevano fare la denuncia che stiamo facendo esattamente, adesso noi. Esattamente. E invece perché non l'hanno fatto? Esattamente. E adesso noi come Alba Mediterranea andremo a contattare i 29 sindaci, diremo guarda che abbiamo fatto questa denuncia, sì, tu che fai? Stai con loro o stai con noi? Esattamente. Oltre ad andare agli altri 112 e dire che cazzo avete combinato, brutti amministratori, che non sapete manco che cazzo firmate. Sì. Esatto. No, e aderite a convenzioni che sono contro l'interesse della vostra superate. Popolazione stessa. Sono superate, no? Oltretutto. E superate, oltretutto. Vabbè, allora dice insomma, con questa direzione regionale, con nota, numero, eccetera, ha invitato, ha diffidato questa amministrazione a procedere entro non oltre, insomma, confutano praticamente che è una questione di tempi, cioè è una cazzata assoluta. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Noi e anche voi, perché a questo punto ci siamo rotti le scatole di farlo soltanto noi, dovete andare nella vostra procura della vostra città di provincia e andare a depositare una denuncia analoga, perché avete aderito al 95% per la miseria, 95% di voi cittadini avete votato a favore della pubblicizzazione dell'acqua e non della privatizzazione come stanno continuando a fare questo. Se noi vagliamo qualcosa come persone, come individui, come animo, identità, dignità, non potete non fare una cosa del genere, perché qui è stato stravolto cioè voi siete stati chiamati come previsto per legge a definire e a chiarire la vostra posizione in merito a un preciso quesito, l'avete vinto e dovete pretendere che sia applicato. Allora prendiamo atto e diciamolo che l'istituto del referendum è l'istituto che permette al singolo cittadino di diventare legislatore.
Quindi il referendum fa in modo che quello che desidera il cittadino sia automaticamente leggi. Quindi il fellone precedente della Repubblica che non attua queste cose è fellone e traditore. L'abbiamo detto tante volte. E meglio, l'abbiamo di nuovo per la testa di cazzo. 20 volte l'abbiamo denunciato per altro tradimento. Esattamente. Questa sarà la 21esima o giù di lì. Ho perso il conto oramai. Cioè, esattamente. Ma è mai possibile che ci dobbiamo tenere dei rappresentanti della popolazione che fanno discredito all'interesse ebraico? No, ma fanno discredito alla grandezza della popolazione italiana. Noi siamo un grande popolo. Quello è, che ci dicono in giro, io mi vergogno di essere italiano, è una intenzionale diffamazione da parte di chi vuole discreditare il popolo italiano, mentre il popolo italiano è un grande popolo a livello mondiale, se non il migliore. Altro che i tedeschi Uber Alles. Noi gli prendiamo una pizza, ricordiamoci sempre che la grande Germania sta per fallire e noi ogni singolo cittadino italiano ha 8.000, cioè la sommatoria fra la ricchezza pubblica e la ricchezza privata dei cittadini italiani è 8.500 miliardi di euro circa. La ricchezza tedesca, nonostante siano 86 milioni di abitanti, noi siamo 62, è di 4.500 miliardi, cioè noi siamo enormemente più ricchi dei cittadini complessivamente, dei cittadini tedeschi, ma chissà perché passiamo per essere dissipatori, dei ciarlatani che vivono alla giornata, no? Mandolinisti, no? Mangiapane a tradimento, pastasciuttari, no? Invece il popolo tedesco passa per essere un popolo granitico. Non è così. Ecco, quindi sappiate che il popolo italiano ha delle grandi qualità che non sono quelle che stanno in Parlamento. Sono il contrario quelle che stanno in Parlamento. Dopodiché, a Cirici.